Siamo all'imbocco di via San Biagio a partire da via Tommaso Stigliani e siamo all'incirca nell'ora in cui si svolsero i fatti del 21 settembre 43. Subito dopo l'incrocio tra via Tommaso Stigliani e via San Biagio c'era la cosiddetta sottozona militare dove operava il sottotenente Francesco Paolo Nitti, che subito dopo l'armistizio fece raccogliere delle bombe, le fece nascondere nei sassi, pensando che potessero servire. Questa sottozona militare ebbe una grande attività, naturalmente, dopo l'armistizio, perché si crearono situazioni di grande confusione, c'erano contatti frequenti con il comando militare di Bari, da cui arrivavano le disposizioni. L'8 settembre era stato un giorno di festa per Matera, sia per i materani sia per i soldati tedeschi che erano qui, perché si pensava che con questo armistizio oramai fosse finita la guerra. E invece così non era, perché poco dopo ci fu un dispaccio a Badoglio che diceva che da questo momento in poi gli alleati, cioè gli anglo-americani, non erano più nemici e che invece bisognava guardarsi da altri nemici, alludendo chiaramente ai tedeschi. Immaginiamoci la condizione in cui si trovarono i tedeschi che il giorno prima erano in mezzo ad amici, il giorno dopo, l'8 settembre, si trovarono improvvisamente in mezzo a nemici. Ognuno a questo punto poteva costituire un pericolo, perciò si creò immediatamente un clima di grande sospetto, di grande diffidenza, di paura, da una parte e dall'altra, bisogna dire, cioè dalla parte dei materani e dalla parte naturalmente anche dei tedeschi, perché la guerra, la morte fa paura a tutti. Adesso lasciamo la zona della sottozona militare e ci avviamo verso Piazza San Giovanni, alcuni dicono Piazza San Rocco, una bellissima piazza con due chiese, da una parte sulla destra la chiesa duecentesca di San Giovanni Battista, dall'altra parte la chiesa di San Rocco rifatta nel Settecento e che funzionava da cappella militare. Entriamo quindi nella bella piazza di San Giovanni Battista e di San Rocco che c'entra con il 21 settembre 1943 perché qui operava un parroco molto dotto e anche molto dinamico che ebbe un certo ruolo nell'organizzare un minimo di difesa contro i tedeschi proprio nel pomeriggio del 21 settembre 1943. Qui abbiamo, come vi dicevo, la chiesa di San Rocco che funzionava da cappella dell'ospedale perché là dove adesso è ubicata l'università era l'ospedale civile intitolato a Vittorio Emanuele III. Sulla destra c'era poi il carcere a fianco alla chiesa di San Giovanni Battista. Ecco un po', come dire, facendo delle battute, ironizzando, con l'ospedale, la chiesa di San Rocco con l'ospedale, la chiesa di San Giovanni Battista con il carcere. Sono le 16:35, all'incirca siamo proprio nell'ora in cui avvenne la scintilla, scoppiò la scintilla, con la differenza che adesso siamo in primavera e invece allora eravamo in autunno. Ma più o meno l'ora è la stessa, la giornata deve essere però più grigia perché c'era l'ora legale allora, quindi come adesso, se adesso sono le 4:30, allora invece erano le 5:30. Ebbene, qui proprio abbiamo la oreficeria Caione e Colella in cui avvenne l'incidente. La signora, la proprietaria Michelina Caione, venne ad aprire perché ecco, si apriva il negozio, lei dice per un sopralluogo. Ma proprio in quel momento, ecco, mentre lei era lì dentro, si affacciarono due giovani tedeschi, i quali volevano fare degli acquisti. Chiesero degli oggetti che la signora, che non conosceva il tedesco, presentò. Erano oggetti di argento. I due tedeschi dissero che volevano invece oggetti d'oro.
La signora che ha parlato con me, quando naturalmente era in vita, mi ha assicurato che non vide nessuna cattiva intenzione, se non appunto l'intenzione di comperare. Però ecco, poco dopo, forse perché si sparse la voce che c'erano due tedeschi qui chiusi, poco dopo ecco, vennero membri della polizia, membri dell'esercito italiano, si radunarono circa 10-12 militari. Non si è capito che cosa, forse un gesto inconsulto, forse un segno di insofferenza, non si è mai capito bene, nemmeno la signora capì bene che cosa è successo. Ecco, capitò che il capitano Cozzella sparò e uno dei due soldati tedeschi cadde morto nell'oreficeria, l'altro ecco, uscì da questa porta cercando lo scampo, gli fu lanciata contro una bomba che lo bloccò e lo uccise in mezzo alla strada. Non si sapeva che fare, la prima cosa che si pensò di fare fu quella di nascondere il cadavere, ma il caso volle, la sfortuna volle che proprio in quel momento passasse un sidecar tedesco che assistette alla scena e di lì poi cominciò naturalmente il piano di vendetta e di ritorsione da parte dei tedeschi, anche perché nel frattempo accorreva con un coltello in mano, accorreva il manicone e di corsa invitava i cittadini materani alla ribellione e si avviò, come vi dicevo poco fa, verso il centro del corso, cioè verso il palazzo dell'Annunziata. Appariva molto eccitato, super eccitato, e così com'era surriscaldato, così com'era infuriato, ecco che si diresse diretta verso la sala da barba che è qui proprio in piazza e che ha due affacci, uno verso il Banco di Napoli e l'altro verso la prefettura. Ebbene, lì c'era che si stava tranquillamente sbarbando un ufficiale austriaco che dal manicone fu accoltellato, anche con grande sorpresa di coloro che erano presenti, dello stesso maestro di bottega, tant'è vero che dopo l'accoltellamento furono due materani a prendere l'ufficiale, portarlo in ospedale, lì l'ufficiale guarì dalle coltellate e più volte poi è rientrato in Italia per ringraziare i suoi due salvatori. Già che siamo in piazza abbiamo la possibilità anche di dire altre due cose. Siamo intorno alle 4:30 circa, 5:15, alle 5 dal palazzo della prefettura esce Vincenzo Luisi che lavorava come ragazzo, era giovanissimo, 16 anni e che si avviava verso casa. Ecco, mi interessa dire questo perché è una delle più giovani vittime, anzi la più giovane vittima di quel pomeriggio, aveva soltanto 16 anni, che casualmente uscito appunto dalla prefettura, dal suo lavoro, la famiglia lo aspettava, chissà come fu catturato dai tedeschi e forse rinchiuso nel palazzo della milizia, come vedremo anche in seguito, forse rinchiuso, ma forse fu anche ferito prima, perché tra i morti del palazzo della milizia è l'unico ad avere segno di arma da fuoco, gli altri invece sono morti sotto le macerie. E lì dove adesso c'è il cinema comunale, nel palazzo dell'Annunziata, a fianco c'era l'ingresso della scuola media e lì alloggiavano gli avieri. Gli avieri furono il 13 settembre fatti uscire e costretti a consegnare le armi. E pare che il sequestro delle armi sia avvenuto con il consenso dell'istruttore comandante degli avieri. Adesso torniamo indietro perché andiamo a riprendere il soldato tedesco caduto in mezzo alla strada. Al momento in cui passa il sidecar tedesco, questi sidecar giravano per la città in perlustrazione in questo tardo pomeriggio di una città ancora in silenzio, una città diciamo addormentata, e c'era il vuoto nelle strade.
Questo passaggio del sidecar fu, come dicevo, la causa per cui poi, ecco, ci furono, scattarono le ritorsioni, perché invece si pensava che se si fosse fatto in tempo a nascondere il cadavere, forse, ecco, non succedeva niente. Ed infatti proprio subito dopo il passaggio del sidecar comunque si nascose il cadavere, pensando così che la cosa passasse inosservata. Il cadavere fu letteralmente trascinato lungo la strada di via San Biagio e portato sotto l'arco nel quale io in questo momento sto entrando. Naturalmente non bastava portarlo qui, bisognava mimetizzarlo e nasconderlo bene. Perciò, ecco, si discesero queste strade lunga questa che si chiama la scaricata chiamata così perché serviva al deflusso rapido delle acque verso il fondo dei sassi e quindi verso la gravina. Il cadavere fu preso, come vi dicevo, portato sotto quest'arco e quindi nascosto là dove ci stiamo in questo momento dirigendo. Secondo anche il racconto di Francesco Paolo Nitti, del professor Nitti, in realtà a rimanere sorpresi e preoccupati furono proprio coloro che avevano sparato, non si aspettavano che la cosa prendesse una piega così tragica. Però oramai tutto era successo, come succede spesso in tempi di guerra, e il cadavere fu ben nascosto, si pensava, qui giù in questo fondo appunto di scalinata. Il cadavere, ecco, fu qui portato, e il cadavere non si poteva lasciarlo ovviamente così scoperto, lo poggiarono di spalle in parte contro il muro, ma qualcuno dice che fu portato un lenzuolo bianco, figuriamoci se poteva essere coperto con un lenzuolo bianco, lo si rendeva particolarmente visibile. Invece è vero che fu nascosto purtroppo sotto due fascine di legna. Uscivano, chi ha visto il cadavere ricorda che uscivano i piedi da queste fascine, nel giro di poco tempo scomparvero anche le scarpe. Siamo adesso in via La Vista e io sto percorrendo la strada che, secondo quello che si è riusciti a sapere, è la strada che fu percorsa da Manicone col pugnale dopo aver accoltellato l'ufficiale tedesco nella sala da barba. Non era stato inviato verso la caserma dei finanzieri che si trova in via Cappelluti, perché bisognava chiedere a questi finanzieri di intervenire data la situazione di pericolo che si era creata. Non so perché abbia preferito questa strada e questa salita quando invece poteva tranquillamente percorrere a via Ascanio Persio, ma forse una ragione c'è. In via Ascanio Persio già c'erano i tedeschi che avevano piazzato un cannoncino che era puntato verso la Camera di Commercio e verso via Cappelluti. Arrivati proprio qui sull'estremo di via La Vista, all'imbocco di via Lucane, svoltò verso destra e si diresse verso la Camera di Commercio per poi dirigersi verso via Cappelluti, dove esisteva, c'era la caserma dei finanzieri. Adesso stiamo osservando questa lapide che è stata collocata da poco, solo da 4 anni, dal 1 marzo 2008, alla memoria di Raffaele Beneventi, Vincenzo Rutigliano e Emanuele Manicone, qui caduti il 21 settembre, non caduti proprio nel punto in cui ci troviamo, ma sulla via Cappelluti. Che cosa era successo? I tedeschi, quando si è saputo, si è avvertito che Manicone ha raggiunto i finanzieri, e i finanzieri sono scesi giù con le armi nel tentativo di ostacolare le ritorsioni tedesche, hanno piazzato un cannone allo sbocco di via Ascanio Persio, incrocio di via Lucana. Piazzarono lì il cannone in modo da tenere sott'occhio tutta via Cappelluti, perché la caserma dei finanzieri era proprio qui su via Cappelluti, sulla sinistra, nei pressi della, prima della GIL, dell'ex GIL, adesso sede della regione. E spararono alcuni colpi in quella direzione, colpendo l'angolo di questo palazzo che abbiamo adesso sulla sinistra.
Qui era il farmacista Beneventi che al momento in cui erano scoppiati gli incidenti, quindi siamo arrivati alle 5 e un quarto, 5 e 20, ha chiuso la farmacia e si è rifugiato in casa. Forse pensando che questo palazzo fosse la sede della finanza, forse sbagliando la mira, forse anche sparando un poco a casaccio solo per intimorire la popolazione, fu colpito l'angolo di questo palazzo e cadde ucciso il farmacista Beneventi. Nel poco prima c'erano stati degli incidenti, dei piccoli scontri e era caduto, ferito Manicone, che quindi poi muore all'imbocco di via Torraca, e viene ferito gravemente, tanto che poi muore anche il finanziere Vincenzo Rutigliano. Quindi qui sono morti in tre: Raffaele Beneventi, colpito da un colpo di cannone mentre in fondo era in casa; Vincenzo Rutigliano, mentre scendeva con i suoi compagni finanzieri nel tentativo di organizzare una possibile difesa; e infine Emanuele Manicone, che in uno scontro anche lui fu colpito a morte e morì in una casa privata in via Torraca. Qui siamo di fronte ad un'altra lapide che ricorda altri quattro caduti: Michele Francione, Salvatore Francione, Michele il figlio di Salvatore, Raul Papini e Pasquale Zigarelli. Si trovavano qui nella società elettrica, alcuni perché erano funzionari come Salvatore Francione e Raul Papini. Pasquale Zigarelli non era un dipendente della società elettrica. Michele Francione era il figlio di Salvatore Francione ed era studente di terza liceo. Questa lapide è stata messa anche con ritardo il 21 settembre 2003. I tedeschi, dopo gli scontri che ci furono in via Cappelluti, pensarono, come normalmente si fa in questi casi, di tagliare tutti i fili di comunicazione e tutti i mezzi, diciamo pure, di movimento, ma anche di agio, di comodità. Perciò pensarono di far saltare la centrale elettrica e lasciare la città all'oscuro e senza decine di servizi. Perciò, ecco, inaspettatamente una squadra puntò sulla società elettrica, su questo palazzo che noi qui vediamo, e fecero uscire gli impiegati sulla strada. Si pensava che tutto si risolvesse in questo. Li fecero uscire fuori e forse qualche soldato tedesco sconsideratamente cominciò a sparare. Poi non si capì più nulla, perché non si capisce perché li abbiano fatti uscire fuori per poi colpirli a colpi di fucile oppure di mitra. Non si capisce. Era molto più comodo, molto più tranquillo chiuderli dentro e mettere le due bombe, così come loro pensavano di fare, e far saltare lo stabile con tutti gli impiegati. Probabilmente, ecco, avevano intenzione, così come avevano fatto anche quando avevano bruciato i vagoni della ferrovia, avevano intenzione di salvare gli uomini innocenti, impiegati, insomma, che non avevano niente a che fare con le sparatorie che nel frattempo si erano verificate, e far saltare la centrale elettrica. Una bomba fu collocata e scoppiò, invece una seconda bomba non scoppiò, perciò tutto sommato la centrale elettrica si salvò. Però, ecco, sulla strada rimasero sei feriti, anche la donna si ritrovò, appunto, pur non essendo stata colpita, però aveva subito uno spintone, due feriti che si salvarono, mentre gli altri quattro, cioè Michele Francione, Salvatore Francione, Raul Papini e Pasquale Zigarelli, morirono. Una curiosità: Raul Papini non è materano, e infatti lui è marchigiano. Pasquale Zigarelli era siciliano, ma di questo Pasquale Zigarelli non si è mai saputo nulla, e non si è manco sicuri sul cognome: Zigarelli, Zincariello, Zicarello. C'è anche un dato di fatto che una volta mi capitò, ecco, di segnalare al sindaco di Matera del tempo. Mentre a tutti i caduti del 21 settembre è stata dedicata una strada, a Pasquale Zigarelli, proveniente dalla Sicilia, forse da Enna, non è stata dedicata nemmeno una strada. Tardivamente il suo nome è stato inserito in questa targa ed è già qualcosa. E qui siamo
all'ultima tappa di questo nostro giro sulle orme degli eventi e dei personaggi del 21 settembre. Qui ci sono i caduti sotto le macerie a seguito dell'esplosione che fece saltare in aria la cosiddetta, il cosiddetto Palazzo della Milizia. Il Palazzo della Milizia era un palazzo fascista che però era stato abbandonato. Sicché il Palazzo della Milizia, quando ospitò i tedeschi, era senza acqua corrente e probabilmente anche senza elettricità. Questo spiega perché i tedeschi si rifiutarono di dar da bere ai prigionieri o ostaggi, come si vogliono chiamare. Ma qui è necessario precisare che i tedeschi non pensavano, io sono convinto di questo e le carte lo dicono, non pensavano di tenersi questi ostaggi per poi farli saltare in aria. Se avessero voluto degli ostaggi, bastava che si facessero un giro intorno al Palazzo della Milizia e trovavano decine e decine di persone, donne e bambini da poter tenere come ostaggi. In realtà essi presero quattro tarantini e a quattro leccesi che erano dei soldati sbandati che ritornavano a casa dopo l'armistizio, e quattro poveri tarantini, anche se non erano proprio di Taranto, alcuni erano di Massafra, quattro tarantini che venivano qui per delle questioni di natura legale, raggiungevano il tribunale, però ebbero la sfortuna di aggirarsi e passare alla periferia della città. I tedeschi erano qui ed erano l'ultimo reparto, diciamo il reparto dei guastatori, di coloro cioè che precedevano di poco gli alleati e mentre fuggivano davanti agli alleati facevano saltare ponti, ferrovie, società elettriche, telefoni e via discorrente. Era il classico gruppo dei guastatori che doveva ritardare e rendere difficile l'avanzata degli alleati, i quali si erano fermati a 4-5 km di qua. Pensiamo alla posizione di questi tedeschi, avevano a 4-5 km gli alleati e avevano a 2 km, 1 km e mezzo, avevano la città. Rischiavano di fare la morte dei topi. Sia i quattro ostaggi leccesi, sia i quattro ostaggi tarantini furono presi perché, aggirandosi alla periferia della città, furono scambiati per delle spie. Si pensava che fossero appunto delle spie che si intrufolavano e potevano, come devo dire, da una parte facilitare l'arrivo degli alleati e dall'altra parte la cattura e magari l'uccisione di quest'ultimo reparto appunto di tedeschi. Quando successe la scintilla, successe l'episodio della oreficeria, in effetti loro erano già in procinto di partire, stavano già organizzando la partenza. Recentemente appunto mi diceva un anziano centenario che avevano già comunicato al comandante dei carabinieri, al capitano dei carabinieri D'Amato, avevano già annunziato che stavano per andare via, perché c'erano stati sempre buoni rapporti soprattutto fra i carabinieri e i tedeschi, perché fino all'8 settembre erano stati in perfetta armonia, erano alleati ed erano amici di guerra. D'altra parte non si può spiegare il fatto che l'episodio della oreficeria è successo intorno alle 4:30, alle 6 già praticamente i tedeschi erano qui che si preparavano a caricare cannoni e altre armi e tutto, cioè il loro equipaggiamento sui camion, e infatti alle 6 partirono, intorno alle 6, cioè adesso siamo con l'ora legale alle 6, fra un'ora, ecco, c'era un leggero crepuscolo già e poterono già partire. Evidentemente per la partenza erano già pronti, se in un'ora poterono fare tutto. Allontanandosi, ecco, forse per rabbia, forse per ritorsione, fecero un inutile gesto, potevano anche evitarselo a dire la verità, e cioè quello di minare il Palazzo della Milizia e far saltare in aria il Palazzo della Milizia con tutti i prigionieri. Abbiamo detto che ce n'erano 8, 4 leccesi e 4 tarantini, se ne aggiunsero poi altri 4, questi sì che erano materani. E precisamente si aggiunsero subito Natale Farina e Tataranni Pietro, che erano due soldati, quindi immaginate 21-22 anni, anche loro sbandati, che stavano rientrando a casa.
praticamente furono catturati per loro grande sventura a casa, proprio mentre sul passaggio a livello, sul passaggio a livello di via Tommaso, via Annunziatella, stavano ferrovia, stavano rientrando a casa. Furono veramente sfortunati. Quando il padre di Farina venne a sapere che il figlio era prigioniero dei tedeschi, raccolse tutto il denaro che aveva in casa, 50.000 lire, che per quell'epoca erano una altissima somma, e pensò, ecco, di riscattare il figlio offrendo denaro ai tedeschi. Ma presero anche lui e lo chiusero dentro. È così che si chiude, ecco, la vicenda del 21 settembre. Alle 6 i tedeschi partono e percorrono tutta via Lucana. Naturalmente procedono, come si suol fare in questi casi, in due colonne, una colonna su un lato di strada, un'altra colonna sull'altro di strada. Ad ogni rumore che sentono c'è una sventagliata di mitra su via Annunziatella, prima insomma del campo sportivo, un pochino prima del campo sportivo. In effetti, ecco, lì abitava lo perfido, che si affacciò per curiosità, per guardare questi tedeschi che andavano via. Forse il rumore della finestra o dello sportello sovrapposto alla porta di casa che si apriva, i tedeschi spararono una sventagliata di mitra in quella direzione, il Loperfido fu ferito, ma bisogna anche dire che fu immediatamente portato in ospedale, dove sopravvisse per poco. Così si chiudeva questa vicenda, ecco, che è una tipica vicenda tragica di guerra. Non credo che si possa parlare, appunto, di insurrezione, nessuno parla di insurrezione, nessuno dei cronisti che si siano occupati di questa vicenda parla di insurrezione. È un incidente bellico militare in un momento di grande confusione in cui tutti sono nervosi, gli alleati che non sanno che fare a 4 km da Matera, sono nervosi i materani, sono nervosi i carabinieri, sono nervosi soprattutto i tedeschi, che si sentono accerchiati. È successo quell'incidente della scintilla e poi, ecco, si è verificato quello che si è verificato. Io non parlerei, ecco, di amici e nemici, di difensori della libertà e di oppressori. Io parlerei soltanto di vittime di guerra in un incidente come tanti che se ne sono verificati. Se ne verificò anche un altro a Rio Nero. Ci sono incidenti in cui lotta partigiana nel vero senso della parola non ce ne fu. L'unico episodio di insurrezione fu quello di Napoli, ma il discorso è un'altra cosa. Perciò, ecco, noi dobbiamo guardare a questi caduti, a queste vittime, come a delle povere vittime inconsapevoli, innocenti. Non avevano mai e non imbracciarono nessun fucile quel giorno. Furono uccise vittime innocenti della guerra, un ragazzo, un anziano, delle persone che venivano qui da Taranto per delle vicende giudiziarie. Fu tutto un caso, ma un caso tragico come tanti che si sono verificati nella guerra. Io, ecco, darei un solo senso, diciamo, a questa vicenda. Il senso è qui, in questa lapide che fu collocata, suppongo, fu collocata nell'anno appresso, cioè il 21 novembre 1944. Leggo questo che c'è, che mi pare possa servire di insegnamento e possa far giustizia di vinti e vincitori. In guerra non ci sono né vinti né vincitori, si è tutti quanti dei vinti. Le vittime da insania di guerra, perché la guerra è sempre insana, il 21 settembre qui massacrate, vivono, oh Dio, con te. Ma poi ancora si esegue: nelle tue braccia di Padre Cristo Redentore i morti di tutti ritrovano pentiti pace e amore. Sono delle lapidi che valgono anche per i non credenti. Le vittime di questa guerra ci dicono, appunto, che contro la guerra bisogna sempre e comunque battersi e che dalla guerra non si esce mai vincitori, si esce sempre in qualche modo vinti.